Buongiorno, signor Masetti. Buongiorno. Scusi se la disturbiamo. Ma. Le dispiacerebbe venire qua un attimo sul balcone? Venga al sole, si faccia vedere. Ma ricordatevi che non voglio lei. Non ci sono per il lei io. Come andarono le cose alla caserma Cialdini di Bologna? Me le vuole raccontare? Eravamo in 300 soldati, sfilati in tre fila, e 8 ufficiali erano sul palco, il quale, l'ufficiale superiore, che era il tenente colonnello Stropp, fece la morale, dove disse che tutti abbiamo la famiglia, abbiamo le fidanzate, abbiamo insomma gli amici, ma in questo momento qua non abbiamo altro che la patria da difendere. E io in quel momento lì misi il fucile sulle spalle del secondo, che ero in mezzo io, nella fila di mezzo, e poi sparai un colpo. Quando ritornai a caricare, allora mi saltarono addosso ufficiali e così via. E il tenente colonnello rimase soltanto ferito? Ferito, sì, qui nella spalla qui. E la palla diviò che andette a ferire un disgraziato di un soldato che era lì sotto. Ora io vorrei chiederle, signor Masetti, il suo fu un gesto folle, ma lei era pazzo, come si disse, o no? Io ho 36 ore che non ricordo niente, dalla sera del 29 fino al 31 della mattina. Cosa che ho sempre detto e che dovrò sempre dire perché è così. Ma lei è pentito di quel gesto o no? No, no, posso mica essere pentito. Come fate a essere pentito di una cosa che non sapete? Ah, me lo dicevano anche a Reggio Emilia i professori là. Beh, ti dispiacerà pure da come sono io, cosa volete che mi dispiace. Allora è piacere, ma neanche, non posso mica aver piacere di una cosa che non so di aver fatto. E così andavano le cose, insomma. Lei sapeva che in tutta Italia si stavano costituendo dei comitati pro Masetti? Subito no, subito non lo seppi. Lo seppi qualche giorno dopo, quando il professore Sacossi e Pedrassani gli dicevano c'è un gran movimento per te fuori. Io dicevo non so niente, era là dentro, già non sapevo niente, nessuno mi portava niente. Venivano solo alla sera dei borghesi, insomma dal di fuori, a salutarmi dalla finestra. E poi cantavano una canzone che avevano inventato loro. Come faceva questa canzone? Ah, dicevano alla cella del numero 9 sta rinchiuso il soldato Masetti, ma io poi non mi ricordo più niente di quella roba lì.